Insomma, Andrea, ma te lo dico una volta per tutte, un uomo con i capelli tinti sta male, va bene? Ecco, perché si vede la ricrescita, ma poi secondo te di che colore dovrei farlo? Non lo so, mogano, nero, corvino? Castano chiaro, coi colpi di luce, fa giovane, fa moderno. Ma fa schifo, te lo dico io, ma mi ci vedi biondo con le mesh? Allora, è una richiesta della tua fidanzata, t'ha chiesto di cambiare qualcosa? Secondo me quel momento lì non stava tanto bene. Ma no, è una richiesta, mica t'ha chiesto di andare a vivere in Polinesia, t'ha fatto una richiesta così, cambia look, sì, cosa sì. T'ha chiesto, dai? Ma ne ha fatte delle richieste, sapessi solo che vanno tutte oltre il mio budget economico. Ah, certo, certo, i soldi, una bella scusa, eh? Sì, che scusa. Sì, è un pretesto. Boh, voilà. Sì, 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 per sfuggire alle proprie responsabilità. Bravo Bruno, hai ragione. Infatti gli ho consigliato, per soddisfare le richieste di Mon Amour, di farsi le mesh. Ma basta con queste mesh. Poi scusi, che pretesto, che i soldi non sono affatto un pretesto, che uno con i soldi deve badar lì. Sì. Sì. Quindi vorresti dire che se tu avessi la pecunia, la crana, soddisferesti tutte le richieste di Vive la France? Tutte. Beh, oui. Anche le mesh? Anche le mesh? Anche le mesh? Sentiamo le altre richieste, oltre le mesh. Cosa ti ha chiesto? Guarda, l'anello col brillante è la baita in montagna. E la macchina sportiva decappottabile, e il motoscafo in questa azzurra, e il giro del mondo in 80 giorni. Beh, insomma, tutte perché... un po' richieste over budget, diciamo. Abbastanza over. Ma perché pigola? No, guarda bella casualità, le variabili, come si intersecano. Prima mi trovavo casualmente a passare dal tabaccaio perché dovevo comprare una busta. Entro, ho 50 euro, non ha il resto questo povero uomo, e mi paga, tra le altre cose, con questo gratta e vinci che non ho ancora grattato, quindi è libato, quindi è vergine, quindi te lo cedo, che non si sa mai. Beh, ma Bruno, ma che magnanimità, ma che regalo t'ha fatto. No. Nessuno qua ha mai parlato di regali, anzi scorgo da qui 2 euro su questo tavolo che in tasco con gioia. Ma se li avevo preparati lì per la colazione. Avido, dai, avido, gratta, che vediamo cosa hai vinto, forza, dai. Vabbè, dammi 2 euro che devo grattare. Sì, ciao bimbo, c'è il cucchiaino o al massimo gratti con l'unghietta? Dai, gratta. Preferisco l'unghietta. Gratta, vediamo, dai, gratta. Sì, vediamo. Un attimo però. Dai, gratta. Cos'è? Allora, qui abbiamo una paperella. No, è un gabbiano. Non vabbè, sempre un volatile, okay, dai, vabbè. Poi c'è il maiale. È un cinghiale, non è un maiale. Vabbè, posso grattare? No, che mi stai un po'. Supporto, gratta. C'è la ranocchia, c'è il topo. Qui c'è il pesce, cioè che non ho mica vinto niente. Ma non è così che si fa, devi guardare se la stringa sotto corrisponde, gli animali devono corrispondere. 3 animali che corrispondono, fatica, hai vinto, però. Forza, dai! Vabbè, gratta. Allora, cioè, mamma mia, gratta. Il gatto no. Il gabbiano. Ce l'hai. Il cinghiale, ce l'hai. Che hai detto che è un cinghiale. La ranocchia. Ce l'hai, hai vinto! Ma voilà. Hai vinto 3 uguali, 1000 euro! Ma voilà. Hai vinto 1000 euro! Ma vieni! Ma grande! Grazie, Bruno! Grazie un par di ciuffoli! Scusa, è stato un mio regalo, mi dovrai riconoscere una percentuale. Un regalo? Ma io te l'ho pagata, io adesso mi godo i 1000 euro! Ma grande, 1000 euro! Cosa compri con 1000 euro? Come no? Cosa detta capo A, cioè? Adesso visto che hai la crana, soddisfi le esigenze di Mon Amour. Ah, le richieste, vai, cosa le compri? Cosa le compri? Allora, non lo so, aspetta, con 1000 euro? 1000 euro, vai. Allora, il giro del mondo in 80 giorni? No, neanche in 2-3 giorni. Uguale. Con 1000 euro giri poco. La baita in montagna? No, massimo sulle Alpi? Ma direi una tenda lo Yamo. Forse. E un motoscafo in questa azzurra? No, massimo un pedalò a Pinarella, forse poi affittato. Quindi niente. Aspetta, allora la macchina sportiva decapotabile? Ma magari non decapotabile? Magari neanche sportiva? Ma magari neanche macchina? Sì, niente macchina, niente. C'è rimasto l'anello d'oro col brillante? Tino. Chi è Tino? Col brillantino, dico io. Sì, infatti, ma forse neanche d'oro, l'argento. No, hai ragione. Ho ragione a dire che d'argento va bene. No, hai ragione che non è un cinghiale, è un maiale. Come un maiale? Niente 1000 euro, hai vinto 10 euro. Ho vinto 10 euro? 10. E poi magari non so se lo faccio castano chiaro con sfumature biondo grano e le mesh.